È una vergogna! È una vergogna! È agghiacciante tutto ciò che è successo! Ma di che cavolo stiamo parlando? Brighton Manchester United col Manchester United che vince con rigore a partita finita. Vi state prendendo per il culo? Vi state prendendo per il culo? Cioè, come diavolo è possibile? Lo United ha vinto 20 titoli di Premier Leagues, 3 o 4 Champions League, non mi ricordo bene, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup, poi che cazzo c'è da aggiungere? Un'altra Europa League, una o due Europa League, vince per miracolo 2-3 contro il Brighton. È agghiacciante, il titolo sarà probabilmente, è una vergogna, è una vergogna. Agghiacciante tutto ciò che è successo, perché è proprio così, è proprio così. Cioè, è agghiacciante. Finisce qua United Brighton. Sono scioccato. 3-2. 3-2 nel frattempo c'è in questo momento l'Atalanta che sta pare... no, cacchio dico, l'Atalanta che sta vincendo 2-4 contro il Torino, 4-2 per ora, se non sbaglio doppietta di Muriel e doppietta pure De Belotti, quindi dopo ci sarà sicuramente il post partita, ma è agghiacciante. United che non in... ragazzi, non ingrana sto United, cioè non ingrana per niente. Io sono molto triste per il loro United perché è una squadra che a me è sempre veramente piaciuta per la sua storia, per che è affascinante il derby di Manchester, da essere quella più vincente e ora essere una squadra molto triste, perdente. La tifoseria è veramente favolosa. Io adoro la Premier League, adoro la Premier Leagues. Io la amo, però non posso vedere lo United perdere. Anzi, no, che cavolo dico? Ma oggi sono rincoglionito. Pare... No. Vincere all'ultimo secondo con un calcio di rigore dopo la fine della partita. Cioè, io non posso vederlo. Così lo United. Poi contro il Brighton, che secondo me, ragazzi, è una squadra super, super sottovalutata, perché secondo me è quella classica squadretta che zitta zitta fa quello che fa una squadra di medio-alta classifica. Ad esempio, secondo me è un Wolverhampton leggermente più scrauso. Cioè, secondo me potrebbe fare meglio, però parliamo dello United. Per me lo United deve essere una squadra che deve combattere per vincere la Champions, non deve essere una squadra che deve lottare per l'Europa League. Ma cioè, vi pare? Oh, poi, cioè, questi cavoli di allenatori, oh, Solskjaer, che c'è da quando è stato esonerato nella scorsa stagione di José Mourinho, in cui ha fatto bene, non che cavolo è, quinto posto possiamo definirlo ottimo per il Manchester United. Possiamo definirlo ottimo? No. Non è ottimo, quelli devo puntare al quarto posto, alla Champions. Io spero che quest'anno la vincano l'Europa League, perché andando così questi retrocedono. Questi, raga, vedrete che ci retrocedono e se vanno in Champions, vanno grazie all'Europa League.